Aristide Galasso, oggi a Villa Eleonora viene presentato ufficialmente il programma a tutti i cittadini di Minturno. Sì, intanto ci presentiamo come coalizione al grande pubblico. Presentiamo i nostri candidati, presentiamo il candidato a sindaco, il sottoscritto, ed il programma su cui le sei liste hanno trovato l'accordo per poter stare insieme, per concorrere insieme e per sanare i problemi del paese. L'impegno è quello di impegnarsi a costruire per il paese. Il programma è praticamente un progetto di quello che poi sarà la vita futura secondo questa coalizione. Andiamolo a toccare per sommi capi, si tocca la sanità, il lavoro, ci sono tanti argomenti importanti. Sì, gli argomenti sono tanti. I più importanti sono le politiche sociali, l'arredo urbano, l'ambiente, visto il degrado ambientale in cui versa il paese. Per quanto riguarda le politiche sociali, un fiore all'occhiello del nostro programma sono i quozienti familiari, cioè il quoziente Parma, nel senso di rimodulare le tariffe in base alle esigenze familiari, in base al reddito familiare. Questo credo che sia una cosa che i cittadini si aspettano, sarà una sorpresa per loro e ci impegneremo ad attuarlo. Una coalizione che si presenta con alcune liste civiche, con dei partiti che spaziano, si può dire, dal centro fino alla sinistra, quindi c'è stato un grande lavoro prima di presentare questa coalizione. C'è stato un lavoro lungo, duro, arduo, però con soddisfazione, perché alla fine, dopo un anno di lavoro, abbiamo trovato la convergenza appunto di sei liste, cioè quindi di una parte della nostra popolazione sul programma. Qual è il messaggio più importante che Aristide Galasso, candidato al sindaco, vuole lanciare ai suoi concittadini? Cos'è la cosa più importante che vuole dire? La cosa più importante è che noi vogliamo essere un'amministrazione a disposizione della gente, in cui gli interessi dei nostri concittadini è prioritario verso gli interessi invece di ogni altra cosa. E poi sottolineare che giocheremo le nostre forze su tre aspetti importanti, che poi sono il mio slogan: legalità, trasparenza e condivisione. Ma la trasparenza deve essere il nostro obiettivo principale, l'obiettivo cui guardare e su cui ci devono sindacare i nostri concittadini.